L'erba del paese è sempre più verde, anche troppo. Un nuovo cantuccio e il commercio locale riprende slancio. In quarta elementare il bullismo va al tappeto. Non è estate senza festa, non è festa senza giri in valle. Per lo sport la Solbiate Cup è del Dolce Luna Caffè. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG Solbiate. Prima di passare alle notizie, ci teniamo a rivolgervi le nostre scuse per il grave ritardo accumulato lo scorso mese. La lunga e imprevedibile serie di problemi tecnici ci ha messo duramente alla prova, ma ora possiamo finalmente considerarli superati. Con l'arrivo della bella stagione, non sono solo balconi e giardini a rifiorire. La vegetazione spontanea cresce anche negli spazi pubblici, parchi, aiuole e soprattutto a bordo strada e lungo i marciapiedi. Esattamente come succede con i propri spazi privati, la manutenzione è un dovere per una buona amministrazione e per il decoro del paese. Questo a Solbiate Olona non si verifica da tempo, con il risultato di una diffusa sensazione di trascuratezza e incuria. Raccolte diverse segnalazioni, siamo andati a verificare di persona una situazione decisamente poco edificante. Prendersi cura del proprio paese non vuol dire pensare solo alle grandi opere, c'è anche la manutenzione di tutti i giorni, quella che riguarda il decoro e che dovrebbe essere effettuata più con passione che con le voci di bilancio. Quello che abbiamo trovato a Solbiate Olona in questi giorni non è esattamente in questa direzione. Ve ne proponiamo una rapida carrellata, niente di grave per carità, ma tanti indicatori di quanto l'affetto per il proprio paese stia andando a calare con il passare del tempo. Lungo le vie del paese, erbacce, marciapiedi rotti e quant'altro abbonda. Partendo dalla valle, l'accoglienza che si dà ai frequentatori della pista ciclopedonale alla ricerca di una panchina non è certo delle migliori, così come le condizioni del marciapiede vicino alla bacheca dove si trovano le cartine e le indicazioni. Risalendo la strada, la via Calvi, la situazione non migliora di certo. Fino in cima, fino al semaforo con la via Patrioti, è tutto un susseguirsi di vegetazione, foglie e risciute abbandonate. Anche nella zona intorno al cimitero la situazione non cambia di sicuro, forse è ancora peggio. Nella vicina via Varese, poi, zona ad alta densità abitativa, la situazione è quella che potete vedere con i vostri occhi. Sia in una direzione, sia nell'altra, su entrambi i marciapiedi, la vegetazione cresce indisturbata ormai da troppo tempo, così come i rifiuti non vengono ripuliti. Anche su via 4 Novembre, la porta d'accesso a Solbiate per carriere macchine, in genere, non c'è molto di cui andare fieri, marciapiedi rotti, piante che crescono disturbando anche la visuale. Per tornare poi a quello che abbiamo segnalato già da tempo, la via della chiesa, dove gli alberi ormai sotto incuria totale sono morti per buona parte e sono soprattutto stati abbandonati. Concludiamo questa rapida carrellata risalendo via 4 Novembre, quasi a voler scappare, uscire da un paese che non ha cura di se stesso. Non cambia certo la situazione rispetto all'alto marciapiede, ma speriamo che cambi nei prossimi giorni. Una buona notizia per il commercio locale, in particolare per gli amanti della buona tavola. Da poche settimane ha infatti aperto i battenti la trattoria del Cantuccio, nuovo ristorante e pizzeria. Prontamente siamo voluti andare a portare il nostro benvenuto in paese. Benvenuti a Solbiate Olona a Paola e Carlo. Una nuova attività commerciale, il Cantuccio. Paola, spiegaci come mai e di cosa si tratta. Allora, la storia è partita con la trattoria del Cantuccio a Legnano fino allo scorso anno. Dopodiché abbiamo trovato, diciamo, questa nuova soluzione sicuramente più comoda da molti punti di vista qui a Solbiate. Carlo, pizzeria ovviamente come possiamo vedere alle nostre spalle, ma c'è anche una cucina. Che tipo di cucina offrite? Ma la cucina che abbiamo intenzione di fare, che stiamo facendo, è cucina, diciamo, mediterranea italiana prevalentemente. Quello che stiamo proponendo è
a seconda delle stagionalità, anche piatti legati a prodotti sia a chilometri zero, prettamente italiani, con la filosofia di proporre anche il piatto di giornata, nel senso che se la stagione offre carciofi, ci sarà un buon risotto con i carciofi, o altrimenti se siamo in inverno chiamiamolo in autunno, si proporranno dei piatti prettamente milanesi, tipo la cassola o il risotto allo zafferano con l'osso buco e così via. Cassola e osso buco sono i piatti della tradizione, ma non direi proprio quelli più adatti a questa stagione. Cosa offriamo in questo periodo? Allora, in questo periodo sono appena finiti asparagi, fave, piselli, e adesso andiamo verso prodotti tipo pizza e fichi, che è un piatto sfizioso con il prosciutto crudo e i fichi appunto freschi. E se continueranno queste piogge, prestissimo arriveranno i porcini, e usiamo soltanto porcini italiani. E poi un'altra cosa importante sono i tipi di farine, gli impasti. Noi facciamo la pizza con farine differenti, vuol dire facciamo degli impasti con delle miscele, con grano saraceno, riso, Senatore Cappelli, che l'abbiamo sostituita al Kamut, che non è un grano che viene coltivato in Italia, c'è il farro, che è forse tra i grani più antichi, che è proprio autoctono italiano. Meritano sicuramente di essere provati, ma qua l'aspetto particolare è che non si viene solo per mangiare. Perché? Ma l'aspetto principale era quello che è nato come nostra idea di poter associare il cibo all'arte, e grazie all'intervento di amici pittori e scultori siamo stati in grado di poter raccogliere quello che possiamo vedere appeso a queste pareti, dipinti di diversi generi con gusti che si rispecchiano in una buona parte dei nostri interlocutori, che sono i nostri clienti, e che ci permettono di poter creare un ambiente accogliente, magari anche un pelino informale, dando l'idea di essere, chiamiamola, una piccola trattoria con qualche stella in più del concetto di trattoria dei vecchi tempi. La nostra idea è comunque, grazie sempre a questo tipo di relazioni, di poter ogni tanto cambiare, grazie ad altri contatti, i quadri e le pareti, o inserire nuove sculture o altre opere, ad esempio fotografie, incontrando dei fotografi che ci permetteranno magari di poter sostituire tutto questo. Con la chiusura dell'anno scolastico è arrivato in porto anche il progetto contro il bullismo delle classi quarte delle scuole primarie di primo grado. Dopo quello proposto in primavera, l'ultima parte del lavoro ha portato alla realizzazione di un nuovo video. Ve lo proponiamo. Abituato a lavorare con i piedi. Dai su, bambini, mettersi in fila, dobbiamo salire. Maestra, per me sono proprio le scarpe. Uffa, arriveremo tardi alla lezione di matematica. Sono sempre i soliti. Giorgio, vuoi aiutarlo tu? Noi cominciamo a salire, bambini, forza. Arriva a scuola, non rivolge la parola, si sente superiore, crede di essere il migliore.
migliore. Umilia e isola senza motivo, il più debole lo schivo. E se c'è qualcosa da fare, saranno sicuramente nascoste Lorenzo e Daniel. Basta, questa storia deve finire. È l'ora di parlare. Ma adesso come faccio? Se entro in classe senza scarpe tutti mi prenderanno in giro. Basta sopportare. Ma bimbi, dove sono gli altri? Di usare un po' il cervello. Al bullo mi ribello. Avanti! Ma Tommy, cosa ci fai senza scarpe? Ti ruba la focaccia. Cerca sempre una spalla che lo aiuti. Ragazzi deboli non certo astuti. E se ti prendono di mira la vita è un inferno, peggio che andare nudi d'inverno. Basta sopportare, è l'ora di parlare, di usare un po' il cervello. Al bullo mi ribello. Basta sopportare, è l'ora di parlare, di usare un po' il cervello. Al bullo mi ribello. E ora è arrivato il momento dello sport con il nostro Lucio Ghioldi. Grazie Sofia. Grande successo per la Solbiate Cup che si è disputata all'oratorio maschile, organizzata dalla Solbiate Sport e Fan, che ha visto la vittoria della squadra Dolce Luna Caffè sui Five. Il portiere dei vincitori, Fabio Gambazza, è stato eletto miglior portiere e anche miglior giocatore del torneo. Nella finale terzo e quarto posto la Toscuola Zitto, anche grazie al capocannoniere del torneo Riccardo Russo, ha prevalso sugli Spruzzo. Nei primi due weekend di luglio si svolgerà l'Open Day dell'UCI Solbiatese, a cui potranno partecipare tutti i ragazzi nati fra il 2000 e il 2012, che con divertimento potranno esplorare il mondo del pallone. Le nostre ragazze CIR, dopo essere state invitate alle più belle manifestazioni sportive della Valle Olona, hanno dato dimostrazione della loro bravura anche al Giro in Valle. Sabato 1 luglio, in occasione della festa di Sant'Anna, ritornerà la più bella gara in notturna di mountain bike, la numero 1 Dark, targata GS Solbiatese, con lo spettacolare percorso che ricalca quello storico del ciclocross. Dopo i bei campionati disputati dalle squadre Pantarei e il bellissimo torneo misto 4x4, occorrono ora nuovi rinforzi per affrontare il nuovo anno. Se siete interessati, esperienza fantastica per il maestro Antonelli e i ragazzi del Taekwondo Solbiate agli Austrian Open G1, dove si sono confrontati con i migliori atleti europei e non europei, visto la presenza delle nazionali indonesiana, russa, cinese, australiana e la rappresentativa USA. Bravi tutti i nostri ragazzi che da oggi entrano nel ranking mondiale del Taekwondo WTF, che con sacrificio e duro lavoro, magari un domani. Con questo è tutto e ridò la linea a Sofia. Grazie Lucio. Puntuale come l'estate, è tornata ancora una volta a Giri in Valle. Grazie all'impagabile lavoro delle associazioni locali, ancora una volta guidate con maestria dalla Proloco, Solbiate Olona si è confermata centro nevralgico della manifestazione. Nonostante il caldo da estate inoltrata, la partecipazione è stata ancora una volta altissima. Lasciamo alle immagini di chiusura il racconto della giornata.